Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 13 gennaio. Vi ricordo come tutti quanti lunedì da ora in poi ci sarà Quarta Repubblica, questa sera quindi tutti collegati per capire quello che è successo, dove eravamo rimasti fino a 20 giorni fa. Vi dico la verità che oggi leggendo l'intervista del Presidente del Consiglio Conte abbiamo capito che noi viviamo nel mondo migliore possibile. Come sempre quando si intervista un Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio ci racconta una prospettiva incredibile. Il titolo di oggi di Conte è che oltre a salvare i vostri figli dalla droga, dalla strada e dalle porcherie più incredibili del loro futuro, oltre a trovare un lavoro per voi, ridurrà l'IRPEF. Già sentita miliardi di volte questa riforma dell'IRPEF è il titolo del Corriere della Sera, ma saranno riviste anche le pensioni e non si capisce bene se questa sia una minaccia oppure sia un grande favore che si vuol fare ai pensionati. Insomma, siamo tutti quanti lì che sentiamo quello che dice il Presidente del Consiglio, che dice alcune cose che vi segnalo. A dispetto di altre interviste in cui c'è solo il supercazzolismo, cioè non si riesce a capire nulla, in questo caso si capisce, è ovviamente propaganda, come sempre fanno i politici, però insomma bisogna prenderlo sul serio Conte quando dice che nel futuro continuerà a fare politica. Diciamo che già nel presente, più che presente l'avvocato del popolo, mi sembra un grande politicante. Cosa dice Conte? Il voto dell'Emilia non è decisivo, perfetto. Poi dice, sulla Libia siamo in prima fila. Poi dopo basterebbe leggere soltanto accanto a Conte il fondo di Paolo Mieli che spiega le figure di merda che abbiamo fatto sulla Libia grazie a Conte e Di Maio, che proprio questa prima fila nel giorno in cui Haftar e Serraci, che aveva provato Conte a vederli a Roma e non è riuscito a vederli, si vedono insieme a Mosca, quindi la trattativa e la tregua non è più fatta in Italia, non è più fatta in Europa, ma è fatta a Mosca, beh capisci che la prima fila dell'Italia è piuttosto ridicola, ma della Libia parleremo tra poco. Cos'altro dice? Non, ci sono delle altre cose stupende. Vuole fare un piano casa per le giovani coppie, cioè oltre a tutto anche il piano casa per le giovani coppie. Di Maio ha smentito l'ipotesi del passo indietro. Anche Babbo Natale sa che le pagine del Fatto che davano per uscito dal Movimento 5 Stelle, per diciamo come possiamo dire, per uscita dalla stella di Di Maio dal firmamento del Movimento 5 Stelle, beh, davano come fonte di travaglio e del Fatto Quotidiano, sapete chi? Palazzo Chigi. E oggi dice Di Maio ha smentito l'ipotesi del passo indietro. Stiamo parlando della politica proprio della Prima Repubblica, dei coltelli e dei veleni della Prima Repubblica. Tutti sanno che 3-2 non corre buon sangue. Beh, su Alitalia, però almeno su Alitalia, Conte dice la cosa definitiva. La volete sentire la cosa definitiva su Alitalia? Ve la dico io, perché finalmente, ma io dico, ma come mai i tecnici, i politici, Berlusconi, Prodi, D'Alema non ci avevano pensato prima come risolvere il problema Alitalia? Adesso ve lo dico io, Alitalia è venuto il momento che sia fatta una seria ristrutturazione. Bravo Conte, bravo. Stringiamo le mani al Presidente del Consiglio Conte e a Casalino, che probabilmente la mano ce l'hanno sempre insieme, perché hanno capito come risolvere il problema dell'Alitalia. È venuto il momento di una seria opera di ristrutturazione. Porca puttana, io dico, ma come mai non ci avevano pensato quelli precedentemente? Com'è possibile? Grandissimo! Beh, insomma, comunque l'Ilva la cosa è fatta, perché sull'Ilva quello che succede è che ci sarà un bel piano green per risolvere l'Ilva. L'Ilva la risolviamo, cioè il produttore di acciaio che ha l'alto forno, e poi c'è andato a Taranto, l'alto forno, il problema sapete come lo risolviamo? Non cercando di farla funzionare, no, con un piano green, cioè mettiamo dei fiorellini che escono dal buco dell'Ilva, perfetto. Beh, comunque, ragazzi, in realtà, come dice giustamente l'intervista oggi al Corriere della Sera, insomma, stiamo parlando di uno bravissimo, perché in soli 3 mesi ha rimediato 23 miliardi di euro, che erano le clausole di salvaguardia che lui stesso aveva fatto l'anno precedente. Ma ragazzi, scusatemi, ma come si fa a dire tante minchiate una dietro l'altra? I 23 miliardi è del tutto evidente che non ha rimediati, ha fatto più deficit, ha fatto più tasse e più deficit, non ha rimediato un euro non è stato rimediato di aumento di diminuzione della spesa, i 23 miliardi è più deficit. Comunque, questa è l'intervista di Conte al Corriere della Sera. Nel frattempo intervistata al Corriere della Sera anche la Meloni, che dice una cosa che non si realizzerà mai anche lei: tutto il centrodestra unito se questi fanno la legge proporzionale.
questi faranno la legge proporzionale, la Meloni è coerente con se stessa, ma io sono già sicuro che il centrodestra su questa legge proporzionale, visto che Forza Italia si sta sgretolando, non sarà assolutamente con la Meloni. Insomma, la Meloni tira fuori un elemento interessante, ma è che sarà la prossima grande divisione del centrodestra. Nel frattempo, retroscena del Messaggero che ci spiega che Di Maio si vuole scollegare. È un po' come il Matrix, vi ricordate che gli tolgono qua dietro la cannula per essere attaccato alle macchine? Si vuole scollegare da Casaleggio! Si vuole, pensate un po', scollegare da Casaleggio. E i giornali, non so se ci credono o meno, prendono sul serio questo signore che si chiama Dessì, uno che viveva in una casa pagata da noi contribuenti, mi sembra 5, 7, 8 euro al mese, e che forse non aveva tutti i requisiti, essendo anche un imprenditore. Ma lasciamo perdere, sì, che mi interessa poco. Quello che lui dice è che contro loro, poveri dissidenti del Movimento 5 Stelle, stanno usando, pensate un po' voi, il metodo boffo, che peraltro poi era stato accusato di molestie sessuali. Ma comunque lasciamo perdere la questione del metodo boffo, perché ormai il metodo boffo non ha più nessun senso, è soltanto sintomo di merdaccia. Beh, insomma, il metodo boffo contro questo povero Dessì, che dalla casa di 3 euro si è trovato a diventare una minoranza del Movimento 5 Stelle, e dice che il documento contro Di Maio è stato presentato solo da 3 senatori, ma ce ne sono molti di più dietro. Bene, nel frattempo l'altra vicenda importante dei dossier economici è autostrade, che Conte nella sua intervista oggi al Corriere della Sera dice gravi inadempienze. Io vi ricorderei, il Conte dopo il Ponte Morandi ha detto che avrebbe tolto la revoca, avrebbe revocato la concessione delle autostrade, all'epoca stava con Salvini a braccetto, anche prima del giudizio dei magistrati, perché non si poteva stare appresso alla giustizia civile, lo dice un avvocato. Oggi invece ci fa capire che ci sono delle gravi inadempienze, quindi è un passaggio un po' diverso rispetto a quello che aveva detto l'inesperto Conte all'indomani del crollo del Ponte Morandi, e oggi scopro invece dal fatto che la revoca è praticamente fatta nei confronti delle autostrade. Riguardo al governo, beh, insomma, la storia della Azzolina, ministro dell'istruzione, che avrebbe copiato una sua lavoro che l'ha fatta diventare specializzante, dirigente, non so che cacchio l'ha fatta diventare, a me appassiona zero, così come i confronti internazionali, i giornali di destra ci vanno sopra dicendo l'Azzolina si dovrebbe dimettere, eccetera. Secondo me ognuno qua copia a modo suo, ma il punto è un altro. Oltre, la vera cosa è che hanno diviso in uno, in due ministeri. Questa è la vera cosa grave di questo governo partitocratico. La seconda è che non leggo toc toc, sapete che sono fissato, toc toc. Ma scusate, ma quelli del Fatto che hanno fatto un culo così alla Madia, ministro della funzione pubblica, perché aveva copiato una tesi e gli hanno fatto una campagna di mesi, ma perché oggi neanche in prima pagina non mi sembra di aver visto neanche una battuta sulla Madia, amichetta loro del Movimento 5 Stelle, che ha copiato anche lei? Perché se si copia i grillini va bene, se copiano quelli di sinistra no, è la solita evidente storia. Riguardo alla Libia, riguardo a Repubblica, il titolo di Repubblica ve lo devo dire, decreto sicurezza, è tutto come prima. Beh, devo dire che su questo Repubblica ha perfettamente ragione, io sono ben contento che sia tutto come prima, ma questi non dovevano cambiare il mondo. La Boschi non ha detto, c'è oggi sui giornali, che si deve cambiare il decreto sicurezza. Alcuni Movimento 5 Stelle non vogliono cambiare il decreto sicurezza, il PD di Zingaretti non vuole cambiare il decreto sicurezza, l'EU non vuole cambiare il decreto sicurezza. Ma perché non l'hanno ancora cambiato? Perché non hanno ancora cambiato il decreto sicurezza di quel fascistone di Salvini, secondo voi? Perché non lo fanno? Perché ci sono le elezioni in Emilia-Romagna? E vi sembra un buon ragionamento questo politico? Cioè, io non cambio una norma che odio perché piace agli italiani che potrebbero votare contro il mio governo che l'ha cambiata. Ma ragazzi, ma siamo in una specie di tecnocrazia, diciamo, orwelliana, se questo è il modo di comportarsi. Cioè, la politica, se trova che il decreto sicurezza faccia schifo, lo cambi. Tra l'altro c'ha le sardine oggi, lo cita Repubblica come se fosse un partito politico, quello del cerchietto, che dicono cambiato il decreto sicurezza, eccetera. Allora, se voi credete a quelle piazze, seguite quelle piazze e cambiate il decreto sicurezza. E no, prima dell'Emilia Romagna il decreto sicurezza non si cambia, così prima dell'Umbria la nave Ocean Viking non veniva portata nel porto sicuro. Ragazzi, qua c'è un piccolo problema: se non cambiate il decreto sicurezza, se non avete il coraggio di far sbarcare le persone, se non volete fare l'accoglienza come ci avete raccontato, cioè tutti i motivi per cui Renzi è crollato dal 40 al 5%, beh, vuol dire che forse gli italiani non la pensano come voi e vi state veramente facendo delle pippe politiche. Questo è un dubbio che io mi porrei. Ma comunque, la Morgese oggi su
Repubblica, e questa è la notizia di Diamenta, è da 2 mesi che è pronta la riforma del decreto sicurezza, ma non me lo fate fare. Boh. Nel frattempo, della Libia, una cosa c'è soltanto oggi sui giornali, cioè che il Messaggero dice che saremo pronti a mandare maggiori, più soldati in Libia, e Dio soltanto li benedica, perché lì si sta in guerra davvero, e per frapporsi tra le truppe di Haftar e quelle di Serraj, e verrebbero presi da altri teatri di guerra, sempre sotto una egidia di una missione ONU. Intanto oggi, come vi ho detto, si riuniscono a Mosca, non a Roma, si riuniscono a Mosca, dopo essersi riuniti a Istanbul, Serraj e Haftar, per siglare questa tregua. Bisognerà vedere, e questa è la cosa che ci ha spiegato bene Molinari sulla stampa, la tregua dove avverrà, con le truppe di Haftar alle porte di Tripoli, oppure un po' arretrate. Nel frattempo ci sono le proteste in Iran, che è l'apertura del Wall Street Journal. Ovviamente i giornali italiani, le proteste piacciono quando sono le proteste contro gli americani in Iran, quel funerale enorme, in cui abbiamo fatto reportage enormi del funerale, in cui morirono 50 persone per l'incapacità di gestire un funerale da parte della grande burocrazia degli Ayatollah. Lì abbiamo fatto delle paginate sul funerale, perché è morto l'eroe Soleimani, un terrorista, mentre qua ci sono gli studenti che vengono arrestati, picchiati, come dice Wall Street Journal, malmenati e imprigionati, perché protestano contro il fatto che quella burocrazia fenomenale ha ucciso 170 studenti che salivano in aereo e non avevano nessuna colpa. Beh, in quel caso i giornali italiani zitti e muti per il 90%, certo non in prima pagina. Il Wall Street Journal invece ne parla, la polizia spara sulla protesta degli studenti senza cerchietto, è il tema del Wall Street Journal. L'ultima cosa, le ultime due cose che vi segnalo: Ratzinger contro Bergoglio sul fatto che i preti non si possono sposare. Rinunciava 7 anni fa al soglio di Pietro, come voi sapete, Ratzinger. Il titolo più azzeccato, e anche il senso di questa vicenda, senza farci grande pippe di questi vaticanisti, è quella del Tempo, cioè di Bekis: i papi sono due e se le danno. Uno un po' più conservatore, l'altro un po' più progressista, aggiungo io. Muoiono due grandi del pensiero, diciamo, occidentale. Muore Giampaolo Pansa, giornalista che io non ho conosciuto, non lo conosco, molti di voi me l'hanno chiesto. Hai conosciuto Pansa? No, non l'ho conosciuto. Io ero un parvenuto del giornalismo quando lui era un grandissimo maestro. Ho provato a invitarlo più volte in trasmissione, non è mai venuto, ma non perché ce l'avesse particolarmente, ma perché era, diceva, molto anziano. Dell'unica cosa che vi so dire io di Giampaolo Pansa, è l'unica, ci sono tanti motivi, oggi scrivono tutti un cordoglio pazzesco, è banalmente che scriveva veramente molto bene. La grande cosa che ho invitato sempre a Pansa, sia quando era a sinistra sia quando era più moderato, è che la sua scrittura era straordinaria, aveva una capacità di scrittura che raramente, forse in Montanelli, ho trovato di quel livello. Qualcuno nota come Giampaolo Pansa è diventato straordinario quando, mi sembra Battista Oggi, quando tolse il velo sul sangue dei vinti, e proprio lì arrivò l'anatema della sinistra, con presa del suo amichetto Bocca. È morto un secondo grande pensatore, ne ho parlato sul sito ieri sera, Roger Scruton, verrà poco ricordato da tutti quanti i giornali italiani, anche se il Corriere mi sembra che abbia fatto un fogliettone, perché si tratta di uno dei grandi pensatori conservatori e pro-Brexit, per esempio, che scompare in Inghilterra e che ha dato molto al pensiero conservatore, non sempre liberale, ma certamente molto interessante, perché fuori dal pensiero mainstream dell'Occidente. E questa sera vi ricordo che alle 21:30 c'è una cosa che non potete perdere, e si chiama Quarta Repubblica. Parleremo del governo, parleremo della flat tax che non c'è più, parleremo del processo a Salvini che si farà, e parleremo anche di Craxi e della sua, del suo esilio, vedrete, con un'intervista incredibile da Mamette. Tante altre cose oggi a Quarta Repubblica, e spero che siate moltissimi. Ciao!